Questa settimana, per fortuna, le notizie brutte non sono così brutte e deprimenti come quelle di settimana scorsa. Incominciamo da questo ragazzo che gioca a FIFA, viene sconfitto, perde le staffe, lancia il pad rompendo lo schermo del televisore, poi afferra il televisore e lo sbatte in giro. Questo ci riporta a quei bellissimi momenti del lancio del Wii, quando la gente lanciava appunto il Wiimote contro il proprio televisore al plasma. Costosissimo, a voi è mai successo qualcosa del genere? Purtroppo siamo ormai abituati agli aggiornamenti che escono in contemporanea con il lancio di un nuovo gioco, ma cosa succederebbe senza le patch del Day One? Lo scopriamo grazie alla Digital Foundry di Eurogamer, che confronta The Evil Within in versione 1.0 con la versione appunto patchata. Lo potete vedere nel video qua di fianco a me, ma soprattutto su vg247.it per intero, perché i risultati sono al limite dell'ingiocabile. Phil Spencer, il boss di Xbox, ci spiega cosa è andato storto con il lancio di Xbox One. Questo non è un flop, imparare a riconoscere i propri errori è molto importante, ma ci riporta al flop del lancio della console di Microsoft, che non è stata capita dal pubblico. Proprio sul fronte della comunicazione, secondo Spencer, sono stati commessi i più gravi errori, ma Microsoft ha riparato agli errori commessi e intende aggredire la stagione natalizia in arrivo. Noi non vediamo l'ora di scoprire come andrà dal punto di vista commerciale. I videogiochi sono arte? Forse sì, forse no. Secondo noi sì, magari non tutti, ma sicuramente quello che producono i ragazzi polacchi di CD Projekt Red riesce ad entrare in quella categoria. Noi non possiamo che rimandarvi a vg247.it per vedere lo spettacolare filmato introduttivo di The Witcher 3 Wild Hunt. Veramente, veramente, da mascella a terra. Alcuni streamer su Twitch hanno migliaia, se non decine di migliaia di persone che li seguono. Forse non tutti sanno che si possono fare delle donazioni agli streamer per ringraziarli dell'intrattenimento che ci danno gratuitamente. E proprio una donazione da $1,800 è stata fatta ad uno di questi giocatori, che però indagando ha scoperto una storia dal sapore agrodolce. Il donatore, anonimo, ha confessato di aver appena subito un grave lutto familiare e che con quella donazione voleva ringraziare lo streamer che gli aveva permesso di distrarsi. A Milano questo weekend è tempo di videogiochi, fino a domani domenica tutto il giorno ci sarà la Games Week. Al Mico Gate 5 potrete provare in anteprima i giochi che usciranno nella stagione natalizia, mettere le mani sulle ultime uscite e sfruttare le offerte dei negozi presenti in fiera. Se non potete venire a Milano, non perdetevi il nostro coverage qui su vg247.it, su Facebook, Twitter, YouTube, Google+ e Instagram. Ciao e come al solito, la settimana prossima.